San Giuseppe di Nazareth è grande e potente in cielo, ma povero sulla terra, si hanno poche notizie di lui a prescindere dalla povertà personale, ma se, voglio, se si vuole fare un, un libro un, di, storico. Autentico, su San Giuseppe ci sono delle forti difficoltà perché è povere anche di notizie. La sua vita. Pittori e scultori si sono preoccupati di fare di regalarci un, un volto, un'immagine di San Giuseppe. Peccato che hanno sbagliato sempre perché lo hanno fatto vecchio, capelli bianchi, quasi cadente, un pochettino gobbo, e col bastone la barba bianca e lunga e quanto ha sposato la Madonna, la Madonna poteva avere un quindici anni, quindi se la Madonna teneva un quindici anni San Giuseppe ne poteva avere venti, quindi all'esame de, degli studi moderni questa è la realtà, quindi l'immagine di San Giuseppe vecchio e cadente è poco attentibile. E la paternità di Giuseppe ha origine dalla paternità di Dio, cioè Dio è padre perché si prende cura di noi. Se voi che siete cattivi, aggiunge Gesù, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelle che gliele domandano. San Giuseppe incarnò un un tratto della paternità di Dio, la sua sollecitudine disinteressata per la sposa e per il figlio riempie le prime pagine del Vangelo. Quante cose può dire un padre a un padre cristiano, che significa per un padre essere sollecito, prendersi cura, significa lavorare. Essere prudente, non spesperare, guadagnare quello che serve per la vita e non farlo pesare ai familiari. Ecco, io getto il sangue per voi e voi sciupate. No, la paternità è amore. Significa non rimanciare il proprio lavoro, mai far sentire a quelli di casa di essere gente che mangia alle sue spalle. Significa prendersi cura della salute degli altri, non esporli inutilmente a pericoli, per esempio un papà che, che guida la macchina in una forma spericolata. E no, non è un'immagine di, di San Giuseppe che era sollecito per la famiglia. Deve, la sollecitudine deve estendersi anche alla sanità mentale e morale, perciò il padre, il papà vigilerà su ciò che entra nella sua casa, persone e libri, persone e libri. È importante questa sottolineatura perché oggi girano libretti e, li, e, e, e notizie di tutte di ogni sorta di, 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 di pornografia. Attenzione al telefonino. L'altro tratto di Gesù che ci ha ditato spesso nella paternità di Dio è la bontà, cioè la sua dolcezza, tenerezza, magnanimità, come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Pensiamo ora a Giuseppe, alla sua delicatezza con Maria, quando gli rivelò il mistero della sua maternità. Al suo stesso silenzio nel Tempio. Una cosa che i padri devono rimediare a fondo è proprio questa: il loro ruolo in famiglia non è infatti di essere i finanziatori, ma di essere l'immagine di una bontà forte o di una fortezza buona, se no, si verifica quello che è capitato a un padre disperato che dopo aver dato ai figli tanti biglietti di, 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 di soldi a varie cifre, si sente dire dal figlio, non mi hai dato mai nulla, perché mi hai fatto nascere? Eppure aveva dato tanti soldi, li aveva sperperati tutti. Bisognerebbe riconsiderare anche il modo di esercitare l'autorità. Egli, il papà, non è capo al mondo di chi è capo nel lavoro o nell'esercito. Non c'è nulla di più triste che conoscere bambini che hanno paura del proprio padre e aspettano che egli sia uscito di casa per esprimersi e sentirsi liberi. Tra tali bambini cresceranno pieni di insicurezza e di compromesso». E poi il dialogo coniugale, non riservare i propri pensieri migliori, i tratti più attraenti, per quanto si è fuori con gli amici o con altre donne. La cosa più bella e segretamente più desiderata da parte dei figli è che papà e mamma mostrino di volersi bene. Questo dà loro le ali e li fa crescere. Bell'amore che c'era tra Giuseppe, padre putativo, e la madre di Gesù. Essa riflette perfino in quelle accorate parole di Maria. Tuo padre, ecco, tuo padre e io, angosciati ti cercavamo. L'angoscia del padre viene prima della sua. La paternità, paternità deve arricchirsi nei confronti dei figli della nota, dell'amicizia. Ciò comporta che si parli volentieri con essi. Mestiere difficili quelle del Padre terreno, ma anche Dio che pazienza deve usare con noi. Preghiamo il buon Dio che accordi a tutti i padri la forza di essere come San Giuseppe, solleciti e buoni.